Eccoci qui, benvenuti. Siamo in conferenza stampa prepartita, secondo turno di Coppa Italia. Team Altamura che giocherà ancora una volta in trasferta a Picerno, questa volta. E qui con noi in sala stampa Daniele Franco, centrocampista del Team Altamura. Grazie per essere qui. E il mister Daniele Di Donato. Abbiamo due Daniele oggi. Allora, cominciamo da Daniele Franco. Domenica scorsa c'è stato l'esordio in Coppa Italia contro la tua ex squadra, la Turris. E come hai visto i tuoi compagni di squadra in quella gara? Sì, è stato un esordio emozionante. Abbiamo dimostrato, nonostante le difficoltà iniziali che siamo andati sotto, abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, una squadra in salute che sapeva quello che voleva. E infatti alla lunga si è visto. Ti abbiamo visto nell'esordio con una squadra di Serie C contro il Campobasso, un gol da 30 metri. Insomma, i tifosi si sono subito innamorati di te dopo quel gol. Vabbè, diciamo che ci ho provato, ogni tanto ci tento, quindi a volte va bene, a volte va male. E beh, il tiro dalla distanza è una prerogativa di molti centrocampisti. Allora, parliamo di questa gara contro il Picerno. Certamente una formazione più rodata, una formazione che ha già una sua struttura, un suo assetto. Che tipo di avversario pensi che incontreremo domenica? Sì, il Picerno è una squadra forte, ogni anno lo dimostra, un assetto societario importante, quindi ogni anno dimostra il suo valore. Infatti negli ultimi anni ha fatto i playoff, quindi sappiamo di incontrare una squadra valida. Noi altrettanto sappiamo il nostro valore, quindi battaglieremo su ogni campo e anche domani lo dimostreremo. Va bene, grazie a Daniele Franco. Parliamo adesso con Daniele Di Donato. Non abbiamo parlato con lei nel dopogara contro la Turris perché abbiamo avuto in sala stampa il direttore Grammatica e un altro calciatore. Parliamo un po', ecco, la squadra le è piaciuta? Come ha reagito, diciamo, dopo quell'impasse iniziale? Sì, sapevamo che era una partita difficile, poi era la prima partita, quindi l'emozione c'è sempre nelle prime partite di una squadra nuova. Siamo stati messi subito alla prova, andando sotto non abbiamo perso gli equilibri, abbiamo cercato sempre di fare la partita e poi meritatamente abbiamo vinto, ho fatto tante occasioni da gol, però è stata ampiamente meritata e sono soddisfatto perché era iniziare bene sempre buono. Eh beh, vincere aiuta anche ad andare avanti, certo. E adesso parliamo della gara contro il Picerno. Bisognerà avere più testa o più gambe contro questo avversario? Picerno è una squadra ormai consolidata in questa categoria, una squadra che in questi anni ha fatto valere il suo valore, ha un aspetto societario importante, è una squadra importante. Quest'anno hanno sostituito l'allenatore, ma Tomei è un allenatore che si è fatto su anche l'anno scorso a Monopoli, giocava un buon calcio, è una squadra attrezzata per un campionato importante. Dal canto nostro cercheremo di fare la partita come sempre, cercheremo di fare su tutti i campi, perché dobbiamo aggiungere un ulteriore step. Questa partita di domani sarà un avvicinamento alla prima partita di campionato, quindi per noi è un banco di prova molto importante. Ma certo, insomma, è un banco di prova contro un avversario anche di grande qualità, di grande spessore tecnico, che potrà, insomma, far capire in che condizioni arriveremo alla prima di campionato. Sì, come ti ho detto, il Picerno in questi anni ha dimostrato di essere una compagine molto quadrata in questa categoria, quindi per noi domani è un banco di prova per vedere, per valutare dove siamo arrivati finora. Questa settimana avete lavorato con un caldo torrido e può essere penalizzante questo sotto il piano fisico, atletico, no? No, alla fine il caldo è da tutte le parti. Noi abbiamo cercato di mettere ancora benzina sulle gambe questa settimana, perché poi dalla settimana prossima andremo a scendere, però a prescindere dai carichi, ogni partita la si gioca sempre al massimo, quindi domani sarà una bella partita. Beh, domani, diciamo, molti purtroppo tifosi non potranno seguire la squadra, proprio più fedeli, più, diciamo, innamorati la seguiranno, perché domani c'è anche una giornata di festa qui nella nostra città, e quindi un messaggio per i tifosi. Ho saputo di questa festa, è un momento di aggregazione molto bello, speriamo di fare un ulteriore regalo alla gente. Va bene, grazie a voi, grazie, in bocca al lupo. Crepi.